ponte che attraversa una vallata selvaggia, è un ponte che attraversa una città. Ed è anche figlio di una tragedia questo ponte. Ed è forse la cosa che ci ha accompagnato. Ed è anche figlio di una tragedia questo ponte. Ed è forse la cosa che ci ha accompagnato tutti. Dico ci ha accompagnato perché, sì, ci ho messo un'idea, ma sono le 1184 persone che l'hanno costruito. E beh, è anche genovese nell'approccio, nel modo di fare, nell'ostinazione in cui è stato costruito. È genovese perché gioca con la luce. Vedete come comincia a giocare con la luce? Quando il sole scende un pochettino, adesso è all'altezza giusta, e incomincia a carezzare questa scocca di nave. Questo non è un ponte, è una nave. È come un bianco vascello che attraversa la valle. Insomma, c'è dentro un po' di tutto. C'è essere nave, c'è essere sobrio, semplice, forte però, forte. Secondo me qua è stata fatta un'impresa straordinaria, veramente straordinaria. E non è un modello di Genova, perdonatemi, è lo spirito di Genova. È lo spirito di Genova perché non è stato solo un modello, non sono solamente le regole, non sono solamente le gare d'appalto, è la capacità di tante persone di lavorare insieme e di credere ad un obiettivo, ed è quello che ha fatto la differenza, ed è quello che ha fatto la differenza qua. Non c'è stato un solo genovese che non abbia creduto che questo fosse possibile. Questo ha permesso a tante persone capaci che sono qua stasera di farcela. Io prima passavo tra le persone e guardando tante facce non ne ricordo nessuno. Sono imprese straordinarie, c'è Fincantieri, c'è Pietro Salini lì, c'è Marco che è stato il più straordinario dei capi cantiere dai tempi, non lo so, della cupola di Santa Maria del Fiore o cose di questo genere. Però passando e guardando le facce di tante persone, ho visto le facce che io ho visto da 3 mesi dopo il crollo del ponte, e le ho viste qua, le ho viste col maltempo, le ho viste con il Covid, le ho viste con la pioggia, le ho viste costantemente. E io credo, ragazzi, non so come, non vogliamo caricarlo di retorica, però voi siete quelli che hanno fatto l'impresa più straordinaria da questo punto di vista delle costruzioni degli ultimi anni in questo paese. Avete ribaltato l'idea che in questo paese in meno di 10, 12, 15 anni, 16 giudizi al TAR, 2 alla Corte Costituzionale, 20 alla Corte dei Conti, si potesse far qualcosa. Ce l'avete fatta, che vi devo dire? Bravi a tutti. È vero che facciamo navi, possiamo dire, da prima della Rivoluzione Francese, quindi ne abbiamo consegnate un bel numero. Ma è anche vero che abbiamo cominciato a lavorare anche nelle infrastrutture non da pochi anni. E quindi l'idea affascinante dell'architetto Piano di costruire un ponte a forma di nave non potevamo mancare. Io credo che oggi qua non ci siano parole per ringraziare il lavoro che è stato fatto, e l'hanno detto tutti, quindi vorrei unirmi proprio alla grande sforzo, al grande lavoro che è stato fatto in questi mesi. Ma vorrei sottolineare una cosa: è stato fatto nel silenzio, nella dedizione, nello sforzo continuo, nel fare il proprio dovere senza mai chiedere nulla. Io credo che questo è il segnale che l'Italia può crescere, può ripartire, perché è fatta di queste persone. Le persone che hanno fatto il ponte sono quelle che poi formano l'Italia. Sorridere sì, perché in effetti ce l'abbiamo qui il ponte. Non è ancora finito, lo inauguriamo il 3, però ci siamo sulla strada giusta. Io ho 3 pensieri per tutti voi. Il primo riguarda le 43 vittime e le famiglie che sono collegate alle 43 vittime. Loro stanno ancora soffrendo, quindi il mio pensiero primo va a loro, con cui siamo in costante contatto. Il secondo pensiero va alla città di Genova e ai suoi cittadini, le 600.000 persone che hanno sofferto la caduta del ponte. Sapete che si calcola che Genova abbia patito 6 milioni ogni giorno a causa della mancanza del ponte, per costi, mancanza di profitto, eccetera, tutte queste cose. Quindi vuol dire la città ha veramente sofferto. Quindi quello che avete fatto voi è proprio restituire alla città non solo il ponte, ma anche levare questa causa di sofferenza
e ridare la vita normale, la speranza alla città di Genova. Questo non ve lo dimenticherete mai. E il terzo pensiero è a tutti voi. Tutti voi che avete lavorato, come ha detto il Presidente, che mi ha proprio, non voglio dire rubato, ma mi ha preso proprio quel che volevo dire io, cioè, signori, voi siete bravi.